Buonasera amici di Sport TVL, eccoci giunti alle quarti di finale del campionato regionale a squadre di Serie A. La partita che vi andiamo a proporre è quella che si gioca allo spaccone tra lo spaccone sci e la Figlinese, ma non perdiamo subito tempo, andiamo a vedere gli highlights dei primi quattro incontri. Il primo incontro che vi proponiamo è quello tra Biondi e Panconi. Vince l'Achito Biondi, che con questo angolo di prima intenzione realizza 6 punti ad inizio partita. Risposta subito di Panconi con questa garuffa, 6 punti. Giro per Biondi ad andare agli angoli, 8 punti per lui e difesa diagonale. Ancora Biondi, traversino a 4 passate, 10 punti, anche se la conduzione della biglia battente non è stata ottimale. Biondi di tutto effetto a portare entrambe giù le biglie, 4 punti per lui e parificazione sulla sponda corta. Parificazione che però Panconi attacca con questo bellissimo cappello da prete, 4 punti per lui e difesa diagonale. Sfaccio per Biondi, si porta a casa 6 punti, prova il rimpallo di terza passata, non riesce però a difendere. Giro per Panconi, giocato molto bene, realizza il rosso, 6 punti per lui, 41-16 il parziale. Traversino di prima intenzione per Biondi, Birillo rosso solo, 10 punti, leggermente abbondante la forza. Ancora cappello da prete per Panconi, che ne realizza un'altra volta 4. Un po' sfortunato in questa occasione il padrone di casa. Due sponde a scendere, anche lui di tutto effetto, 4 punti per lui. 60-39, sfaccio per Biondi, realizza anche il pallino da 4, 12 in totale. Molto fortunato nel rimpallo perché le biglie si sistemano in difesa. 72-39, bricolla di tutto effetto per Panconi nel cuore del castello, ma realizza un'altra volta solo 4 punti. Sfaccio per Biondi che si è portato a 78, sfaccio gli porta in dote 10 punti e una ottima difesa centrale. Sul successivo tiro Panconi non riuscirà a prendere biglia, di biglia libera Biondi chiude questo primo incontro. 1-0 per la Figlinese, 102-49 il parziale. Andiamo a seguire il secondo incontro che vede impegnati la coppia all'italiana tra Olisterno e Lucchetti contro la coppia di Figline, Nascimbene e Picci. Apre le marcature subito al primo tiro buono per marcare della Figlinese su questa fantastica bricolla, Nascimbene con 8 punti. Gli risponde subito Olisterno, fantastico colpitore napoletano, 11 punti per lui e difesa centrale. Ma un buon colpitore anche Nascimbene, che con questo sfaccio ne realizza 10, anche se non riesce a difendere. Gancio di tutto effetto dalla corta per Picci, 3 birilli per lui e difesa diagonale. Ancora Olisterno, raddoppio di seconda intenzione, ne realizza 10 in totale, leggermente avanti lo spaccone. Però cerca di ricucire il gap per Figline, Nascimbene con questo buon giro che gli porta in dote 4 punti. Sostanziale parità, fantastica questa steccata di Lucchetti in questa sventaglina sotto sponda a tutto biliardo. Veramente una bellissima soluzione, 6 punti per lo spaccone. Picci senza effetto di striscio di battuta, si porta a casa 4 punti, 46-40. Prosegue ancora Picci con questo giro, ne realizza 7 in totale, 4 di castello e 3 di pallino. Nascimbene, un 3 sponde di calcio, entrata davvero difficile da trovare, ma Gianluca la trova davvero molto bene, realizza 4 punti, 51-48. Ancora Nascimbene, raddrizzata, 10 punti di castello e pallino da 3 in arrivo, 13 in totale per Figline, che prende un po' di margine, 66-48. E prosegue ancora Nascimbene con questo fisso, e dove realizza 4 punti riesce bene a riquadrare anche le biglie in difesa.
ma non ci sta. Ancora però Picci che realizza 10 punti su questa raddrizzata. Figline si prende 30 punti di vantaggio, ma non ci sta. Prima Luchetti con questa meravigliosa conclusione di seconda intenzione di raddrizzo, 8 punti, difesa centrale. E soprattutto sotto sponda fa davvero un bel tiro anche Olisterno, ne realizza 6 e centro-centro. Bricolla di misurissima per Olisterno, realizza 6 punti, però lascia la sua biglia molto vicina al castello ed è un gioco da ragazzi per un giocatore di esperienza come Nascimbene, toccare biglia e portarsi a casa 6 punti. Poi sulla successiva biglia libera manca solo 6 punti a Figline, realizza subito il filotto Nascimbene e quindi siamo 2-0 per l'Olin Figline. Andiamo a seguire adesso la Goriziana a semplice doppi, c'è stata una sostituzione nella squadra della Figlinese, è uscito Picci ed è entrato Fusco. Fusco che apre le marcature con questa con questo giro, realizza 20 punti, una buonissima difesa trasversale. Luchetti, raddrizzata di seconda intenzione, mantiene la media alta Luca su queste conclusioni, 38 punti per lui. Sponda biglia ancora per Luchetti, ne realizza solo tra virgolette 20, ma davvero una buonissima conclusione a semplice doppi. Prende subito vantaggio il giocatore di casa e lo aumenta di tantissimo questo vantaggio con questa garuffa favolosa da 56 punti. Per ora molto in forma il pratese, tre sponde di calcio, realizza 20 punti Luchetti. Giro per lui ad andare al centro con estrema delicatezza senza forzare, 16 punti e difesa centrale. 180-24, tre sponde di calcio ancora per Luca Luchetti. Questa è una tre sponde di calcio favolosa, 36 punti per lui, 216-24. Non ha potuto fare molto per ora il giocatore della Figlinese in questa partita, si porta a casa 16 punti in questo tre sponde di calcio, ma lascia una conclusione frontale a Luchetti che decide di affrontarla di una passata e lo fa anche molto bene. 18 punti e difesa centrale. Ancora giro per Luchetti, ancora nel cuore del castello, si porta a casa 16 punti. Fusco garuffa, passa molto vicino al pallino e si porta a casa 16 punti. Luchetti su questa biglia libera ne realizza 36, anche se non riesce a difendere. Ne può approfittare allora il giocatore della squadra ospite, dove realizza il filotto di seconda passata, trova questo rimpallo che gli fa tenere una buona difesa, ma non ottima, perché allo sponda biglia Luchetti, e guardate come gioca in maniera fantastica anche questa, mette il sigillo a questa Goriziana giocata davvero in modo impeccabile dal pratese. 52 punti per lui e sulla biglia libera sul tiro successivo riesce a chiudere, se non con qualche patema d'animo, certo anche se avesse regalato qualche punto all'avversario il distacco era davvero enorme e non sarebbe cambiato niente. Andiamo a seguire poi la coppia a tutti doppi tra Olisterno e Panconi contro Nascimbene e Biondi. Nascimbene e Biondi pagano un handicap di 36 punti, si va ai 600 punti a tutti doppi. Angolo di prima intenzione per Panconi, ne realizza 36. Giro per Olisterno, 52 punti, ottima difesa diagonale che Biondi gioca, affronta con questa parabola e fa davvero una bella cosa. 36 punti su questa parabola molto difficile. Girone per Panconi a parificare sulla sponda corta senza difetti e con 52 punti in tabella. Ancora Panconi, traversino di prima intenzione, andare in corta con la propria biglia, 24 punti e difesa diagonale, piccolo vantaggio per lo spaccone
Biondi, conclusione abbastanza simile a quella di Fanconi, con il medesimo risultato, 52 punti e parificazione. Nasce in bene, traversino di seconda intenzione, perché di prima intenzione c'era il pallino sulla strada naturale del traversino di prima, fa 40 punti e guardate però come gli risponde lo scugnizzo napoletano Olisterno con questa bricolla di misurissima, 60 punti per lui. Nasce in bene, giro ad andare agli angoli, 3 birilli, anzi 4 e in tutto sono 56. Ancora nasce in bene, traversino di 2 passate e mezzo e la bianca si va a posizionare tra il rosso e il birillo bianco sotto al filotto. Nasce in bene, 5 sponde a richiamare la sua la biglia battente verso la buca, capolavoro dell'aretino, 36 punti. Giro di Fanconi che con un po' di brivido evita questo scambio, ne realizza 32. Gira a ringaruffare per Biondi, butta giù tutti i birilli che valgono meno, più un 16, 32 in totale, una buona parificazione anche se non trova la steola. Garuffa per Olisterno, molto preciso il napoletano anche di calcio, 20 punti, 3,36 a 4,68. Raddrizzata per Fanconi che ne fa 100, quindi va a 4,46 a 4,68. Risposta di Biondi, sfaccio di 3 passate e mezzo, riesce a evitare il rimpallo, 76 punti per lui e una buona difesa trasversale. Fanconi, questo sfaccio, realizza 8 punti in prima passata, 60 in seconda, 76 in totale per lui, 5,60 a 524, a 532, bricolla per Nascimbene, Figline sta per 40, vediamo se riesce a fare 3 birilli, ne fa 36, si mette a 5,96, 3 di calcio di misurissima per Olisterno che tira fuori una perla al momento giusto, ne fa 32. Biondi sul successivo tiro non riesce a toccare biglia e consegna la biglia libera ad Olisterno che non si fa pregare e chiude con questi 76 punti, quindi il parziale è 2-2 ed eccoci qua alla staffetta finale, il risultato parziale è di 2-2. Figline, la squadra ospite, si è aggiudicata i primi due incontri, mentre i successivi due incontri se le sono aggiudicati i padroni di casa, quindi parità. La prima la staffetta finale, la prima frazione sarà i 100 punti, nasce in bene, paga un handicap del 12%, quindi parte da 12 meno alla buonissima prima categoria Antonio Olisterno, che è napoletano, si è trasferito per motivi di lavoro in Toscana e si è tesserato allo Spaccone, davvero un ottimo giocatore. È un buonissimo colpitore, ma l'abbiamo visto anche negli highlights precedenti, anche un buonissimo giocatore nel gioco di sponda, quindi un giocatore davvero completo questa prima categoria. Quindi la Toscana questo anno ha fatto davvero un grande acquisto. Bricolla subito per lui di tutto effetto, di misurissima, difetta un po' nell'entrata, non è stata all'altezza dei tiri precedenti, però sicuramente si saprà riscattare. Giro per Nascimbene a rimanere sulla sponda lunga, diminuirà la forza, non cercherà di ringaruffare. 4 punti per lui e buona la parificazione, meno 8 e ancora 0 Olisterno. Va a guardarsi quanto stacca la biglia di Nascimbene dalla sponda lunga e molto probabilmente giocherà uno sponda biglia di tutto effetto a destra, sponda biglia che Antonio gioca veramente bene, si porta a casa il rosso, 6 punti per lui, conserva il vantaggio iniziale dovuto all'handicap. Sponda biglia per Nascimbene, lui effetto a destra,
due punti per lui, il 2 interno del Castello, e si riporta ancora a 12 lunghezze, che è l'handicap iniziale. Garuffa per l'esterno. Entra troppo, non riesce a riportare le biglie in difesa. E adesso una ghiotta opportunità per Nashin Bene, per fare il pieno che lo potrebbe riportare davvero a ridosso subito del suo avversario. Nashin Bene però non sfrutta benissimo questa occasione. Sfrutta solo da un punto di vista difensivo, realizza però solo due punti. Cimbene, che appartiene alla categoria dei nazionali ormai dal 2010, sono il settimo anno che è nazionale, ha avuto anche dei passati da professionista, si è guadagnato la categoria nazionale vincendo il campionato italiano, il titolo italiano di prima categoria nel 2010, quando ancora non era presente la categoria dei master, quindi c'era la prima categoria e poi c'erano i nazionali, quindi arrivando fra i primi quattro della classifica si passava direttamente nella categoria d'eccellenza dei nazionali. Gira a ringaruffare per Nashin Bene, forse leggermente abbondante, ma realizza 6 punti e si porta a soli 4 punti da Olisterno. Giro per Antonio Olisterno, anche eventuale pallino da 4. Il pallino da 4 non la fa, il giro lo fa strettissimo. Giocata in maniera molto conservativa questo giro dal campano. Però gli porta in dote una buonissima difesa diagonale. Non la può attaccare di sponda biglia dalla lunga di destra. Dovrà andare a cercare fortuna dalla lunga di sinistra. Conoscendo Gianluca, penso che attacchi questa biglia, non giocherà di certo l'accosto. E alla fine viene fuori egregiamente da questa situazione che poteva farsi complicata. Bricolla adesso per Olisterno. Di tutto effetto, deve stare attentissimo alla misura perché la biglia gialla è molto vicina al castello. Quindi in questi casi si diminuisce la forza, più che la palla avversaria vicina al castello più che la forza va diminuita. Di tutto effetto qui Antonio, come vi avevo detto, che era molto bravo nel gioco di calcio, ce lo dimostra subito. 6 punti per lui. Adesso qui Nashin Bene può battere le 3 sponde di calcio oppure le 5 se il pallino, qualora non dovesse disturbarlo nella traiettoria che porterebbe la biglia gialla dopo aver toccato 5 sponde verso la biglia bianca. Sembrerebbe proprio affrontare quest'ultima conclusione. Cinque sponde per Nashin Bene sullo stretto. Buonissima la forza e buonissima, anzi ottima anche la realizzazione. 6 punti per lui e mette la biglia bianca al posto del birillo rosso. Davvero un'altra buonissima conclusione. Fino adesso hanno giocato molto bene ad inizio partita e sono entrambi i giocatori, è la prima partita che giocano su questo tavolo, sono stati impegnati tutte e due nelle due coppie precedenti sul tavolo adiacente. Quindi all'inizio che si potrebbe preventivare che debbano prendere un po' di misure del tavolo, però si sono adattati benissimo a questo splendido tavolo della splendida sala dello Spaccone, che è di proprietà di Adalberto Gori e gestita proprio da Simone Panconi, che l'abbiamo visto impegnato prima e lo vedremo anche impegnato dopo, perché è il successivo frazionista di questa staffetta per i padroni di casa. Qui molto fortunato l'esterno perché va al volo di 3, trova il rimpallo che gli porta in dote questa parificazione non voluta
e è rimasto davvero bene, quindi Ashimbene non ha molte possibilità d'attacco. Può giocare uno striscio di scambio, ma con tutte le difficoltà del caso. Alla fine decide di appoggiare entrambe le biglie alla sponda corta sul quadrato inferiore. Fa davvero una bella cosa Gianluca, perché attacca la sua biglia molto vicina alla sponda lunga e la rende praticamente inattaccabile da un tiro offensivo. Si dovrà rifugiare in difesa all'esterno prendendo uno spicchio di biglia nella parte superiore e andare proprio con la sua biglia nel quadrato superiore. E qui Antonio la gioca davvero molto bene. Pallino molto probabilmente infastidisce Ashimbene per la garuffa, anche se forse ha un po' di margine, ci deve passare molto vicino a quel pallino. Buona la divisione per Ashimbene, che centralizza di nuovo le biglie. 12-8 il parziale. Si stanno esprimendo davvero molto bene inizio partita entrambi i giocatori. Garuffa per Olisterno, che va a prendersi un'entrata che quasi non c'era. Sfila il pallino da tre, porta a casa un buon bottino, 3 punti che lo portano a 15, e conserva anche le biglie in difesa. Ashimbene dovrà andare anche lui ad una garuffa, questa leggermente più semplice rispetto alla precedente, perché la biglia bianca dista un po' di più dalla sponda corta. Sfrutta al massimo l'entrata e trova una buonissima difesa centrale. Anche se Olisterno si piega per vedere se c'è questo spazio tra birilli e pallino per giocare lo sfaccio. Siamo davvero al limite. Vediamo se il campano deciderà di battere, anche se non lo vedo convintissimo. Sta prendendo più che altro la misura, infatti alla fine desiste. Penso che rivada verso la sponda lunga di sinistra per giocare la garuffa. La scelta sicuramente molto più saggia, non rischia niente, specialmente a inizio partita all'esterno, che scava benissimo l'entrata di questa garuffa e si porta a casa 2 punti. Alla fine ha fatto la cosa difficile, ma ha fatto davvero una bella cosa. 17-8. Costringe Ashimbene solo alla divisione. Sta sulla biglia grossa Ashimbene, però non riesce a difendere. Avrebbe voluto stare più sullo scarso della biglia avversaria. Concede questo giro ed eventuale pallino da 4 per Olisterno, che gioca davvero molto bene. 4 punti di pallino e 4 di castello per il napoletano, 8 punti in totale per lui e anche penso una difesa centrale che Ashimbene può attaccare con una candela di tutto effetto. Però altra buonissima conclusione del napoletano. Candela di tutto effetto per Ashimbene. Leggermente sotto misura, tirando leggermente più piano, infatti si è sviluppato più l'effetto, infatti è entrato molto. Però penso che non abbia a disposizione sicuramente il giro all'esterno. Vediamo cosa decide di battere il napoletano, se si accontenta di toccare biglia, esatto, si accontenta di toccare biglia e realizzare il pallino da 4. Pallino da 4 che però non lo aiuta a trovare una buona posizione delle biglie, quindi Ashimbene può andare alla sventaglina e anche al pallino da 4 in appoggio. Ashimbene ne fa solo 2 e passa davanti a quel pallino. Forse rimane anche corto. Rimane corto più che altro perché l'ha presa grossa, si sarebbe sviluppata una conclusione, una M, disegnata una M più stretta dalla biglia bianca, sarebbe andata più verso il quadrato alto del biliardo. Concede questa raddrizzata
che gioca questo sfaccio, che gioca una passata all'esterno, però la prende scalza e rimane corto, quindi 4 punti per lui. Però Nascimbene qui può fare subito lo sfaccio e riportarsi abbastanza vicino all'esterno, che però ha 23 punti di vantaggio, ricordo si va ai 100. Va a valutare l'altezza della biglia bianca rispetto al pallino Nascimbene. Vediamo se cercherà anche il pallino da 4. Gianluca prima non è riuscito a farlo ed era anche molto semplice, adesso è un po' più difficile. Vediamo se saprà rimediare all'errore precedente. Nascimbene non fa il pallino da 4, che era quello in cui sperava per sicuramente diminuire la corsa della propria biglia. 8 punti per lui, però le biglie rimangono nel medesimo quadrante, quindi lo stesso lato del biliardo, e può giocare ancora la raddrizzata anche all'esterno. Vediamo se giocherà a incrociare oppure a conservare la sua biglia sul lato destro del biliardo. Sceglie per la seconda e lo fa davvero molto bene, perché li butta in terra tutti, strike per all'esterno. 12 punti, davvero un ottimo inizio. Ha fatto subito pagare un paio di incertezze al suo avversario. Si porta 45 a 18. Vediamo se Nascimbene giocherà questa raddrizzata, questo sfaccio di due passate a scendere con la sua biglia. La conclusione alla Scifalà. 2 punti per lui e un'ottima difesa diagonale. Bravo Gianluca, 2 punti. Veramente un bel disegno hanno fatto le due biglie. Sembravano entrambe telecomandate. Peccato che ha realizzato poco sul castello per lui. 45 a 20. Parabola per all'esterno, che alla fine va subito sulla biglia. Non era sicuramente sua intenzione prenderla così, e concede un angolo a Nascimbene. Angolo che però, dettata la vicinanza della biglia bianca alla sponda corta, non è di facilissima gestione. Questo è un biliardo nuovo montato appositamente per la BTP che si è conclusa da pochi giorni, quindi l'angolo tende un po' a stringere. E Nascimbene lo sa, però passa all'interno del castello. La biglia bianca ringaruffa verso pallino, trova una buona difesa, però non si marca in tabella nessun punto, ed era abbastanza necessario per lui marcare qualche punto per ridurre lo svantaggio. 3 sponde di calcio adesso per all'esterno. ...45 a 20, siamo il parziale 2 a 2, è l'andata dei quarti di finale. Quarti di finale che si sono giocati tutti nella giornata precedente a qui, nel giorno precedente a questa, che si è giocata di venerdì. Invece le altre partite sono state giocate di giovedì, e anche i parziali. L'Accademia Pontedera A, la squadra di Fallani e Martinelli Andrea, ha perso in casa per 6-0 contro la squadra del campione del mondo. Intanto giro di Nascimbene ad andare al centro, davvero una bella esecuzione, 4 punti. Come vi dicevo, risultato un po' sorpresa, perché il Pontedera ha perso per 6-0 in casa contro la squadra del campione del mondo. Quindi la squadra del campione del mondo, l'Accademia Firenze A, ipoteca il passaggio alla semifinale. Sarà durissima per i giocatori pisani ribaltare questo incontro di andata. Un'altra bella partita tra il Palabiliardo A di Romano Vettori contro il biliardo di Ghezzano di Pisa, di David Martinelli, è andata 4-2 per i pisani. Quindi la squadra del campione del mondo del 97, David Martinelli, ha vinto in trasferta, quindi 2 vittorie in trasferta per ora. Poi la vittoria di casa invece l'ha fatta nella giornata precedente
Quindi il giovedì lo spaccone A contro il Damoca Follonica, che è la squadra che è riuscita a far uscire dalla competizione del campionato a squadre regionale di Serie A la squadra favoritissima, che era il Johnny De Best Lucca di Simone Spagna e Michael Lunardi. Quindi 5-1 per lo spaccone A, che in casa la squadra di Giachetti è riuscita davvero a fare un ottimo risultato, e basterà solo 2 punti in quel di Follonica per accedere alle semifinali. L'ultimo quarto di finale è chiaramente questo che vi proponiamo, che è stato giocato il giorno successivo, perché adesso allo spaccone, proprio in questa sala, è in corso una gara regionale di base, e quindi se avessero giocato entrambe le squadre di giovedì non sarebbero potuti bastare i biliardi per svolgere anche le 3 batterie della bellissima manifestazione che si sta svolgendo sempre qua allo spaccone, dopo che lo spaccone era stata luogo dove si è svolta la BTP nazionale, vinta dal campione del mondo e quindi dal giocatore di casa Matteo Gualemi. Garuffa per Nascimbene, 2 punti per lui, 45-26, cerca di rosicchiare qualche punto al suo avversario, che per ora sta giocando davvero un bel biliardo. Garuffa anche per l'esterno. E qui la fa leggermente larga e non riesce a toccarla. Quindi primo errore. Alla fine lo fa a metà partita Olisterno, finora non ne aveva fatti, e biglia libera per Nascimbene, che si posiziona la biglia all'acchito e potrà battere questo sfaccio. Una buona opportunità per il toscano, adottato chiaramente dalla Toscana, di origine pavese. Filotto di prima intenzione per Gianluca, 10 punti e buonissima la distribuzione delle forze. Guardate come ha incollato la sua biglia alla sponda corta all'altezza del primo diamante, e ha trovato questa buonissima difesa centrale. Sponda biglia dalla lunga di sinistra per Olisterno. Si porta a casa il pallino da 3. 48-38 il parziale. Conserva 10 punti di vantaggio l'esterno. Erano arrivati quasi a 25 punti di vantaggio, però una biglia libera che ha concesso poi a Nascimbene ha ridotto di molto il vantaggio del napoletano. Giro per Nascimbene leggermente sul largo. Buona la distribuzione delle forze, però può andare a un passaggio difensivo Olisterno, tiro che gioca davvero molto bene solitamente, e anche qua lo gioca molto bene, diminuisce la forza, dà un po' d'effetto a sinistra per frenare la corsa della sua biglia, e trova una buonissima difesa diagonale, anche se Nascimbene la può giocare di schiaffo questa biglia dalla sponda corta, un gancio d'effetto a destra. Entra poco Nascimbene, però dà la forza giusta per tornare in difesa. E adesso sta valutando le 3 sponde di calcio l'esterno. Qui deve decidere da che parte entrare. Se entra poco deve aumentare la forza, se decide di entrare la deve un po' più diminuire, anche se non c'è moltissima differenza tra le due forze, sono abbastanza analoghe, sia che si prenda internamente sia che si prenda esternamente. Lui la prende molto internamente, prende una conclusione finissima di biglia, si porta a casa anche con un po' di fortuna un pallino da 3. Può giocare un giro scorrente Nascimbene sotto sponda. 51-38, 13 punti di vantaggio. Qui non c'è stato un bellissimo stacco delle biglie. Cimene infatti rimane corto su questa esecuzione e si espone a questo sfaccio.
Si butta come un falco l'isterno su questa biglia. La fa davvero molto bene. Sventaglina di prima intenzione di tre passate. 10 punti per lui. Il napoletano si riporta a più 23. Era stato molto vicino a riprendere una scimbene, però alla fine con un paio di palline da tre, questa bellissima conclusione all'esterno cerca di riscappar via e di lasciare un buon vantaggio al suo compagno di squadra, che sarà Simone Panconi, al posto di Nascimbene. Tredà invece Biondi. Concluderà la staffetta per la Figlinese invece Fusco, invece per i padroni di casa concluderà la staffetta Luca Luchetti, il master di Prato. Garuffa per Nascimbene, si porta a casa 2 punti. ...61-40 il parziale. Qui non ha la garuffa invece l'esterno, perché il pallino penso che gli ostacoli la battuta. Ci deve passare davvero vicino a quel pallino se vuol giocare la garuffa. Infatti lo vedo orientato verso la sponda corta in basso. Giocherà una candela e penso neanche tanto di misura. Addirittura ci tira e si riporta a casa un altro pallino da tre all'esterno, che nelle ultime 5-6 conclusioni non ha mai fatto un passaggio a vuoto utilizzando o birilli o pallino. 64-40, 24 punti di vantaggio per l'esterno. Era partito da meno 12 Nascimbene. Quindi Nascimbene ne ha realizzati 52 in totale, però pagando chiaramente l'handicap. Tabella ce ne ha segnati 40. Nelle due biglie penso che guardino la sponda corta. Nascimbene qui dovrà andare a un giro. Vediamo come decide di giocarlo con questa angolazione, forse a ringaruffare. Nascimbene lo gioca così, lo gioca davvero molto bene. Scoppia il castello, 10 punti per Figline. E anche una buonissima forza data a questo colpo. Capolavoro di Nascimbene, 10 punti per lui. E si riporta sotto, non molla Gianluca in questa frazione che andrà ai 100 punti. Tre sponde di calcio adesso per Antonio Listerno. Sta valutando anche la bricolla, mi sembra molto più dura, perché la bricolla ha una battuta obbligata, invece la tre sponde ha tutta la strada libera. Infatti decide per andare sulle tre sponde all'esterno, che fa la cosa difficilissima, si prende un'entrata che sembrava che non ci fosse e rimane chiaramente lungo, però non mi sento di colpevolizzare qui Antonio, perché ha dato la forza giusta, non pensava di entrare tanto, come vi avevo parlato, se si entra di più la forza va diminuita, se invece si decide di entrare un po' meno la forza va aumentata, qui chiaramente l'esterno non pensava di avere quell'ingresso, era difficilissimo trovarlo e chiaramente la forza l'aveva aumentata. Non riesce però a fargli pagare, o più che altro non riesce a sfruttare questa occasione concessa dal napoletano Nascimbene, che con questo giro a ringaruffare passa stretto. E conclusione analoga alla precedente all'esterno, anche se questa stacca un po' di più, infatti diminuisce la forza all'esterno, però qua chiaramente lui pensava di entrare e invece non è entrato e quindi lascia un giro a Nascimbene. Qui la paura del tiro, di fare la stessa cosa del tiro prima, gli ha fatto diminuire la forza. Nascimbene giro, fa solo 2 punti Gianluca, commette un errore abbastanza vistoso, perché questo giro non andava sicuramente sbagliato sul largo, perché sul largo si concede una conclusione frontale, un giocatore come Olisterno può sfruttarla subito.
la sfrutta abbastanza bene, si porta a casa 7 punti, anche se l'impatto col pallino fa concedere a lui un traversino a Nascimbene, che può fare traversino e anche il pallino da 4. Nascimbene si trova indietro 19 punti, ghiotta opportunità per il giocatore della Figlinese. Il pallino da 4 lo fa e il birillo rosso da solo anche 14 punti per lui, 71-66. Si è riportato vicinissimo Nascimbene a solo 5 punti. Conclusione molto umile qui per Antonio, che andrà a prendersi il pallino da 3. Vediamo l'impatto col pallino, e non è l'impatto sperato da lui, perché si porta a casa 3 punti ma non riesce a difendere con l'aiuto del pallino. Nascimbene qui potrà andare a un angolo a appoggiare entrambe le biglie sulla sponda corta, con una idea di fare anche steola, però si deve concentrare sul castello Gianluca, perché è davvero vicinissimo al suo avversario. Realizza solo 2 punti, si porta a 68. All'esterno qui non ci pensa due volte, tira una conclusione di striscio passante forte, difficile controllare la sua biglia in questa condizione. 7 sponde per lui, la sua biglia va nel quadrato superiore come era preventivabile, si porta a casa 2 punti, però concede un giro a Nascimbene. Un giro non di facile gestione per Gianluca, che dovrà deciderlo se giocarlo di affermarsi al posto della bianca a ringaruffare, oppure se giocarlo scorrente e ritornare in buca in alto a destra con la biglia gialla, e chiaramente portare in difesa diagonale nella buca in basso a sinistra la biglia bianca. Vediamo come decide di affrontarlo. Decide di affrontarlo nel secondo modo in cui vi ho descritto, e lo fa anche molto bene Gianluca, che realizza 4 punti. ...72-76... sfaccio per Olisterno, si mette sotto la stecca anziché tirare un passaggio difensivo a pallino da 3. Qui la prende grossissima, vediamo se evita il rimpallo lo evita di pochissimo, la sua sale molto nel quadrato alla fine a metà biliardo ci arriva anche l'altra. Qui davvero molto fortunato il napoletano, che trova questa difesa centrale sulle lunghe assolutamente non voluta. Qui ha azzardato un po' il napoletano e gli è andata davvero molto bene. Nascimbene di parabola, la intercetta subito anziché di calcio, era una delle eventualità del tiro. Concede questa biglia sotto sponda all'esterno, che potrà battere un giro girone. Il giro penso lo debba giocare di scambio. Il girone invece ce l'ha avanti, forse è impostato proprio a palla piena di girone. Ed ottimo colpitore Antonio, lo prende al cuore questo girone, 10 punti per lui, 86-72. Tanto fortunato alla conclusione precedente, ma tanto bravo poi all'occasione che gli ha dovuto concedere gioco forza Nascimbene. Si riprende 14 punti di margine all'esterno. Quindi Nascimbene dovrà battere in ritirata, penso. Non ha molte soluzioni offensive. Il pavese toscano, chiaramente d'adozione. Stava puntando qualcosa su questo giro, ma è davvero molto difficile giocare un giro a scappar via. Dovrà accontentarsi di... qui c'è stato un disturbo, Nascimbene si rialza dal tiro.
alla fine decide di stare con la stecca bassa Gianluca, quindi giocherà in finezza a scappar via con il quadrato inferiore con la sua biglia, e forse rimane un pelo corto Gianluca, anche se non concede una occasione nitida a Olisterno, che ha dato un'occhiata fugace al pallino, pallino che non è facile realizzare, però un pallino lo può aiutare sul tiro successivo. E qua Olisterno non trova una bellissima distribuzione, però quel pallino lo aiuta tanto. Che se può giocare un angolo una scin bene. Giocherà un angolo e pallino da 4. Qui passa stretto di angolo e tanto davanti al pallino. La buona cosa di questo tiro è la forza, perché appoggia la sua biglia, appoggia la biglia di Olisterno alla sponda corta, quindi dovrà battere un giro scorrente sotto sponda Olisterno. Il giro lo fa per pochissimo, perché stava per intercettare in seconda sponda la sponda lunga. Infatti non ne viene fuori. Occasione limpidissima adesso per Nascimbene, che si trova sotto di 14 e può sfruttare questo sfaccio. E qui Nascimbene la scava troppo, si porta a casa 6 punti, ma non riesce a riquadrare le biglie in difesa. Ha rallentato troppo la corsa della biglia battente, quindi ha aperto molto la traiettoria dell'altra. Le due biglie terminano nel medesimo lato, e adesso occasione d'oro all'esterno per portarsi davvero vicino a quota 100. Stretta, non deve esagerare tanto nella forza, è un tre passate per precisare meglio il filotto. Puntuale la punizione di Olisterno, che ne fa 10 e si porta a 96 contro il 78 di Nascimbene. Si riporta avanti 18 il campano. Sfaccio adesso di seconda e terza per Nascimbene. La prende troppo scarsa, alla fine passa nella parte vuota, ma l'errore più grave qui è esporsi a un altro sfaccio di Olisterno, che ci ha fatto vedere le sue doti di ottimo colpitore. Manca solo 4 punti per lui per girare la staffetta a panconi. Gliela può dare davvero in ottime condizioni al suo compagno di squadra. Qui non gli parte una bella steccata, realizza solo 2 punti e inchioda la biglia di Nascimbene solo su due punti, quindi si mette 98 a 78. Qui Nascimbene può battere uno sponda biglia dalla sponda lunga. Occasione d'oro buttata via dal napoletano, che aveva fatto alla fine quasi tutto bene e poteva concludere la sua staffetta con un ottimo vantaggio. Appuntamento che può essere solo rimandato al prossimo tiro, però sicuramente un po' di rammarico per il giocatore di casa. Sponda biglia per Nascimbene, che non riesce ad entrare. Vediamo però se riesce a trovare una buona difesa. Una buona difesa la trova. Costringe ad andare forse in accosto dalla lunga Olisterno. La prende troppo scarsa Olisterno, la sua biglia si alza, si attacca alla sponda lunga a livello del secondo diamante, e Nascimbene qui può giocare un traversino. Occasione d'oro per il giocatore della squadra ospite per ridurre lo svantaggio. Traversino di prima intenzione a riquadrare le biglie al centro.
ne fa 10 con un solo passaggio. Vediamo la distribuzione delle forze, veramente ottima questa conclusione per Nashim Bene. 98-88, alla fine rimedia un po' di qualche errore che aveva fatto, certo un rimedio concesso da Olisterno che non è stato molto attento nell'ultima conclusione finale. Adesso gancio per Olisterno, vediamo se realizzerà il pallino da tre e farà entrare il suo compagno di squadra, e la prende internamente, combina un disastro, regala 6 punti a Nashim Bene che si porta a 94. Adesso ha lui l'occasione di chiudere avanti la staffetta e lasciare il suo compagno di squadra Biondi avanti, anche se di pochi punti. Fino a pochissimo fa aveva più di 20 punti di vantaggio. Guardate cos'è il biliardo, un colpo ti può far rigirare tutto un incontro. Un incontro che fino adesso Olisterno aveva giocato davvero molto bene. Qualche piccolo errore di Nashim Bene che Olisterno aveva sfruttato benissimo. E adesso l'occasione d'oro per il giocatore della squadra ospite. Si realizza il rosso, gira avanti di staffetta, fa subito il filotto Nashim Bene, ne fa 10 in totale, si porta a 104 e quindi chiude avanti questa staffetta. Molto molto rammarico per Olisterno, che poteva concedere a Panconi molti punti di vantaggio. Questo incontro invece sarà alla pari perché Biondi e Panconi sono entrambi master, quindi non ci sarà bisogno di togliere alcun punto ad entrambi. Quindi alla fine parità, quasi all'inizio, alla fine della prima staffetta ai 100. 6 punti di vantaggio per Biondi e per Figline, che vengono colmati quasi subito tutti da questa garuffa di Panconi, che ne porta a casa 4. 102-104, totale equilibrio. Equilibrio anche nel computo dei punti realizzati dalle squadre nei primi 4 incontri. 2-2 di Farabola, Biondi, di Bricolla, giustamente sullo stretto, buona la distribuzione delle forze. E adesso Bricolla però a stecca bassa dal lato, dall'angolo opposto per Panconi, anche se inclina leggermente il calcio della stecca. È un po' una caratteristica di Panconi quando c'è da dare tutto effetto di inclinare leggermente il calcio della stecca. Trova una buonissima difesa Panconi. Non ha a disposizione la garuffa Biondi, infatti va a valutarsi il punto d'attacco sulla sponda corta. Molto aperta la biglia bianca, quindi non sarà facile per Biondi prendere una biglia scarsa, la biglia scarsa di aprire in difesa le due biglie. Infatti Biondi la prende piena e non si salva, concede questo sfaccio a Panconi. Sfaccio per Panconi che realizza subito il filotto in prima passata, ma non riesce a difendere. Le due biglie terminano la loro corsa nello stesso lato del biliardo. Concede a Biondi una raddrizzata di colpo in testa. In Toscana questa conclusione si chiama cucchiaio perché si scucchiaia la palla dal basso verso l'alto. Biondi realizza 10 punti di seconda intenzione, 114-110, si riporta avanti 4. È stranamente molto riflessivo Panconi, un giocatore molto veloce, però in questa conclusione ci pensa un po' e penso che alla fine giocherà un gancio dalla porta, che lo striscio non è assolutamente facile riuscire a scambiare tirando forte.
Infatti lo gioca dalla corta questo gancio. Non riesce a chiudere la biglia gialla verso il castello, però una buona conclusione alla fine in controllo Panconi, che attacca la sua biglia alla sponda lunga e l'avversario alla sponda corta, quindi passaggio difensivo adesso per Biondi. De Sogni potrebbe realizzare il pallino da tre, anche se non è facile legare per tutto il biliardo la sponda, la biglia bianca alla sponda lunga. Infatti al pallino gli passa di fianco a una decina di centimetri. Buona difesa diagonale. Sponda biglia per Panconi, che passa all'interno del castello. Ma non riesce a difendere. Angolo a scendere per Biondi. E qui scarta vistosamente verso controeffetto. Si porta a casa un pallino da tre, però concede un fisso o una raddrizzata molto comoda a Panconi. 117-110, Panconi può impattare subito su questa conclusione di angolo a girare. Fa 8 punti e anche il pallino da 3, 11 in totale, anche se non riesce a difendere, però sfrutta benissimo questa conclusione Panconi, però lascia molto vicina la sua biglia alla sponda corta. Sfaccio di colpo in testa per Biondi, che qua trova il rimpallo e si lascia un'altra volta di fisso, quindi secondo fisso consecutivo per Panconi. Panconi si porta a casa 6 punti, però non riesce a bilanciare benissimo la corsa della sua biglia. Avrebbe voluto lasciarla almeno un diamante più basso per non concedere questo traversino. Il Biondi giocherà di tutto effetto di tre passate e mezzo. Deve cercare di aprire la biglia bianca verso il castello. Però Biondi non ci riesce, ne realizza solo due. Non si apre la biglia bianca verso filotto. Errore abbastanza grave del giocatore della squadra ospite. 2 punti per lui. 119-127, occasione importantissima per Panconi, che però getta un po' via questa ottima occasione. Realizza solo 5 punti e non riesce a difendere. 132-119, 13 punti lo svantaggio per Figline. Biondi può giocare una sventaglina, potrebbe sfruttare anche l'impatto con il pallino da 3 per ridurre ulteriormente lo svantaggio. Gioca la sventaglina ma l'apre troppo, il pallino da 3 se lo porta a casa, ma concede un altro fisso a Panconi. 122-132, Panconi il terzo fisso. Fisso che sfrutta benissimo Simone, realizzando 12 punti. La biglia gialla rimpatta con il pallino,
e trova anche una buonissima steola Fanconi. 12 punti per lui, 144-122. Di parabola Biondi di Bricolla, cercare internamente la biglia gialla, riappoggiarsi a pallino da 4 e qui fa entrambe le cose. 8 punti, si complimenta anche con lui Panconi battendo la mano sul tavolo. 8 punti per lui, esce da una situazione che era davvero davvero critica, 130-144. Panconi gioca allo sponda biglia per riappoggiare la biglia bianca, la biglia gialla a pallino da 3, però anticipa troppo la battuta, concede una raddrizzata a Biondi. Qui Biondi può giocare la stretta ad andare avanti, una steccata impegnativa, ma con le biglie abbastanza vicine così la si può anche giocare. Ritirare poi la stecca verso l'alto per proseguire in avanti con la biglia gialla. E Biondi qui fa davvero una bella cosa in questo stretta passante a contenere la corsa della biglia battente, realizza 10 punti, 144 per Panconi e 140 per Biondi, che con due buone conclusioni consecutive riesce a riportarsi a un pallino da Panconi. Panconi scava troppo l'entrata su questa garuffa e Biondi adesso ha una ottima occasione forse di giocare una raddrizzata e chiudere avanti questa staffetta. Un recupero in due colpi per Biondi. Biondi realizza filotto di prima, però non riesce a riquadrare in difesa le biglie. Mette a 148. È partito un effetto non voluto, quello a destra, avrebbe voluto incrociare con questa forza, non ci è riuscito. Panconi monta una prolunga, si realizza il rosso, girerà avanti, concederà qualche punto di vantaggio al suo compagno di squadra Lucchetti, che andrà a chiudere la staffetta fino ai 200. Ottima la gestione di questo colpo per Panconi, che realizza 10 punti e trova anche un'ottima difesa. Quindi 154-48 il parziale. Adesso i punti se li toglierà Lucchetti, che pagherà l'8% di categoria a Fusco, che è sì una seconda categoria, ma tutti i giocatori la categoria più bassa prevista per l'handicap nel campionato regionale a squadra di Serie A è la prima. Quindi Lucchetti, anziché pagare il 16 come lo pagherebbe a un normale torneo di seconda, lo paga. Paga solo 4 punti, paga solo l'8%, quindi che ai 50 punti sono meno 4, chiaramente. E guardate il parziale, è di 150-48, quindi totale equilibrio su questa staffetta che deciderà il vincitore tra lo spaccone C e la Figlinese. Ricordo, siamo ai quarti di finale di andata. I parziali delle altre partite: Pontederia contro Firenze 0-6, 6-0 per l'Accademia Firenze. Pala Biliardo A di Firenze contro il Biliardo di Ghezzano 2-4, quindi vittoria della squadra di Martinelli. E lo spaccone A, i cugini dei giocatori di casa che sono impegnati in questa partita, la squadra di Giachetti ha vinto 5-1 proprio su questi tavoli contro Follonica. Non si salva Fusco in questa difficile uscita dalla sponda lunga, sfila dietro a pallino da 4, anche un po' di sfortuna per lui, e concede subito uno sfaccio al master pratese, l'infermiere Luca Lucchetti, che ha davvero un'ottima qualità di steccate sulle biglie frontali, ce l'ha fatto vedere più e più volte in questa stagione dove abbiamo seguito le sorti dello spaccone C. E un'altra bellissima conclusione frontale da parte di Lucchetti, che con un lunga centro realizza 8 punti, passa 3 volte sul filotto.
realizza 8 punti e un'ottima distribuzione delle forze, 3 passate e mezzo. Davvero un giocatore fortissimo sulle biglie frontali, Luca Lucchetti, che si è guadagnato l'accesso alla categoria Master direttamente dal campionato italiano 4 anni fa, dove è arrivato sul gradino più basso del podio, è arrivato terzo. E quindi è passato di categoria. Chiaramente anche con pieno merito. E anche in Toscana, nelle gare sia open sia nelle gare regionali, negli ultimi anni ha avuto davvero tantissimi buoni risultati. Ottimo il suo piazzamento, perché qui è stato quello più alto a una gara open circa 2 anni fa, in quel di Tavarnuzze. Di effetto a tenere dalla corta per appoggiarsi al pallino da 4 e la prende leggermente grossa Luca, però un'ottima conclusione, perché addirittura trova anche una buonissima steola, oltre a delle doti buonissime sulle palle frontali, ha anche un'ottima visione del gioco misto Lucchetti. Qui senza effetto Fusco potrebbe realizzare almeno il pallino da 4 prendendola tanto scarsa, e il pallino da 4 lo realizza, 56-52. Che ti è andato a vedere se passa il giro, sembra molto difficile questo passaggio, vediamo cosa decide di giocare Lucchetti. Decide di giocare un pallino da 3 e una parificazione sulla sponda corta, una parificazione che gli riesce anche molto bene, una buona esecuzione da parte di Lucchetti. 3 punti per lui, 161-152. Staffetta decisiva per assegnare il vincente di questa andata dei quarti di finale. Sono rimaste 8 le squadre. Il ritorno sarà giocato giovedì prossimo, giovedì 27 aprile. Noi ve lo trasmetteremo poi, chiaramente, come facciamo sempre, la domenica successiva, quindi domenica 30 aprile. Poi con varie repliche durante la settimana, e potete seguire anche tutte gli aggiornamenti sul nostro sito toscana.fibis, gestito davvero in maniera eccellente da un consigliere regionale, Emanuele Terzuoli, cui vanno chiaramente i nostri complimenti. Emanuele Terzoli, che è anche un ottimo giocatore, una bravissima prima categoria, che fa parte proprio dello spaccone A, la squadra di Giachetti, che ha opzionato praticamente la semifinale vincendo 5-1 contro Follonica. E chiaramente sul sito potete vedere aggiornate tutte le classifiche, tutti i tornei individuali che si svolgono nella nostra regione, sia le gare open, dove sono invitati anche i giocatori nazionali e professionisti, e anche le gare base, che sono per le categorie di base, prime, seconda e terza, e da quest'anno l'inserimento anche delle categorie della categoria di master, pagando chiaramente l'handicap di categoria anche nelle qualificazioni. Buono il pallino da 3 per Fusco, che trova anche una buonissima steola, 165-155.
Teola però ne può venire fuori con una bricolla strettissima, battendo quasi all'intersezione delle sponde, chiaramente sempre sulla sponda corta, Luchetti, per appoggiarsi al pallino da 4. E qui Luchetti passa nella parte vuota. Non realizza nessun punto, passa all'interno del pallino da 4 e all'interno del castello. Sfaccio per Fusco, che si trova attardato di 10 punti. Vediamo se con questa conclusione potrà riavvicinarsi a Luchetti. Si porta a casa solo il pallino da 4. Vediamo il rimpallo poi la successivo tra le biglie. Non gli va malissimo. Si porta a casa 4 punti. 165 a 159. Meno 6 per Figline. 35 punti che mancano allo spaccone per aggiudicarsi la staffetta e quindi vincere 4-2, invece 41 quelli che servono alla Figlinese per arrivare a quota 200. E questa sarà una frazione giocata molto con tempi molto più lunghi rispetto alla staffetta giocata da Biondi e Panconi, che non hanno badato molto alle difese. È stato un gioco molto aperto. Non si salva su questo spondabilia Luchetti. Traversino di prima intenzione per Fusco, che cambia praticamente colore alla biglia, la prende pienissima, resta la sua biglia al posto dell'altra e si porta a casa 8 punti, quindi si porta addirittura in vantaggio 67 a 65, 167 a 165. E qui sulla strada della bricolla c'è il pallino, quindi ci saranno un bel po' di problemi per Luchetti per salvarsi in questa occasione. Allunga leggermente la forza, che quindi si affida all'impatto col pallino. Impatto col pallino che non è dei migliori. Si riporta avanti di un punto, però concede questo sfaccio a Fusco, che toccando il pallino sull'esterno potrebbe sfruttare anche la posizione di quel pallino, che se lo prende all'interno fra Birilli e Castello porta automaticamente la biglia bianca dentro il castello. La fine realizza 2 punti, poi realizza anche il pallino e vediamo se il pallino gli fa tutto il filotto. Qui molto molto fortunato Fusco, che si porta a casa 13 punti e si mette a 180 a meno 20. Era a meno 41 dalla vittoria Figlini, adesso si porta a meno 20. 168 a 180. Luchetti giro con la forza del pallino, da come sono messe le biglie. Fa leggermente largo, vediamo se riesce a terminare la corsa della biglia gialla dietro a quel pallino. E ha fatto i birilli larghi e si mette di fianco al pallino, però rimane lo stesso un'ottima conclusione da parte del pratese. Gli ha dato proprio questa forza, la forza del pallino, e se avesse fatto il rosso sarebbe terminato dietro. Davvero un'ottima visuale di gioco quella di Luchetti, che dimostra sempre di fare delle buone giocate e consolida sempre la sua crescita biliardistica. Striscio per Fusco, passa all'interno del castello all'andata, passa all'interno del castello al ritorno, si porta a casa un pallino che può essere pesante alla fine dei giochi. 183 a 175, però un'occasione limpidissima per Luchetti,
in questa raddrizzata che dovrà giocare di palla grossa. Nei sogni si può fare anche arrivo pallino 3. Zona importantissima per Lucchetti. La prende troppo grossa, realizza due punti, passa di fianco al pallino. Questa la tirerebbe di nuovo volentieri, anche se alla fine è stata una buona conclusione. 177-183, conserva 6 punti di vantaggio Fusco. C'è stato sempre equilibrio in tutte le frazioni. Massimo si sono presi 20 punti, e quei 20 punti li ha presi sempre lo spaccone. Però Nascimbene prima e Biondi dopo sono riusciti sempre a recuperarli, anche con un po' di fortuna. Ed essa è la prima volta, meno male, che Figline è in vantaggio in questa staffetta. Vediamo cosa decide di battere Fusco. Decide di giocare questo giro di scambio, trova rimpallo. Ed è molto fortunato, perché la sua biglia va a posizionarsi vicino all'angolo. E la biglia di Lucchetti ritorna sotto Castello, e Lucchetti non ha l'occasione per battere uno sponda. Chi ha cercato una conclusione difficilissima, il giocatore della squadra ospite. Va all'accosto Lucchetti per cercare una parificazione. Gli dà la forza della sponda lunga. E qui Lucchetti fa un capolavoro in una situazione difficilissima. Ma anche se concede un giro che si dovrà tutto guadagnare Fusco. Sullo stretto c'è anche, da questa angolazione forse ci può essere anche arrivo pallino 3. Oppure può giocarlo anche di 4 il pallino, perché lo deve giocare andare con la sua biglia nel quadrato alto. Certo, non deve inclinare troppo la stecca, questo si fa con tanto effetto. Alla fine non riesce neanche a bilanciare la corsa delle due biglie. Però questo pallino lo protegge da perdere uno sfaccio. Però qui Lucchetti non ha una steola semplicissima da giocare. Deve trovare la porzione per avvicinare entrambe le biglie alla sponda corta, sfruttando chiaramente la posizione del pallino, interponendolo nel mezzo tra esse. E Lucchetti forse qui o gli è partita corta o l'ha presa un po' più grossa di quel che pensava. Fatto sta che forse c'è un'uscita per Fusco, chiaramente prendendo la biglia dalla parte della nostra telecamera, sfuggendo via sul largo del castello. Deve cercare di bilanciare questa corsa tra le biglie. Forse rimane un po' corto, o forse l'ha presa troppo grossa, quindi non ha fatto fare tanta strada alla biglia gialla, però l'avvicina molto alla sponda corta. E qui Lucchetti ha uno sfaccio, ma ha uno sfaccio davvero impegnativo per il giocatore pratese, che da quest'anno ha deciso di terziarsi qua allo spaccone, dopo molti anni che aveva militato tra le fila dell'Accademia Prato. Accademia Prato che è gestita splendidamente da nazionale Maurizio Di Sante, ormai
già da molti anni è stato luogo negli anni passati di, della gara nazionale della BTP, lo scorso anno di un'altra bellissima gara nazionale vinta da Massimo Carino, finale su Michele Gatta. Sfaccio per Lucchetti che la prende scarsa, però una qualità di steccata eccellente in questa, in questa conclusione. C'erano tutte le difficoltà del caso, la lontananza delle biglie, la vicinanza invece della biglia battente alla sponda corta e il fatto di doverlo giocare di colpo in testa con un leggero effetto, tirandolo di tre passate abbondanti, era davvero davvero difficile. Alla fine ottenere anche addirittura questo risultato, anche se non ha realizzato nessun punto, denota un'ottima qualità di steccata ancora una volta sulle biglie frontali del, del pratese. Dalla lunga di sinistra Fusco per cercare di dividere, di rompere questa posizione, scava l'ingresso Fusco e riesce a tornare in difesa a livello in maniera diagonale, però concede una bricola a Lucchetti. E spesso in queste posizioni le gioca con pochissimo effetto a farla larga per aprire la traiettoria delle biglie. Qui non si smentisce Luca e trova una bellissima difesa trasversale. Bravo Lucchetti, molto attento e molto diligente come, come giocatore, davvero un giocatore completissimo il pratese. Fusco di due a scendere senza effetto. E qui la prende internamente e non si salva. Concede uno sfaccio a Lucchetti. Qui è importantissimo per Lucchetti marcare, si trova a 6 punti di svantaggio rispetto al suo avversario. Però davvero una difficile conclusione questa, parte da sottosponda, stecca alta, tre passate di sfaccio. Riparte un'altra bellissima steccata a Lucchetti, che la prende leggermente troppo grossa, avesse fatto il filotto di seconda sarebbe tornata anche al centro. E parità, 183 pari, parità anche tra le partite che hanno già giocato le due squadre. Totale equilibrio in questo quarto di finale. Stretta adesso per Fusco, che è lui per primo che ha l'opportunità di portarsi più vicino all'ultima vasca degli ultimi 10 punti. Ne realizza solo 2, ma buono il controllo in difesa, non ha voluto forzare Fusco, ma si porta solo a 185, realizza solo 2 punti. Adesso è più una guerra di nervi anziché una partita di biliardo. Chi sbaglia per primo alla fine pagherà, o chi realizzerà per primo una marcatura abbastanza sostanziosa avrà grandi chance di aggiudicarsi questa staffetta importantissima per il passaggio del turno, anche in ottica del ritorno che si giocherà a Figline tra una settimana. Va al volo Lucchetti alla lunga, appoggia la biglia di Fusco alla sponda lunga, si mette di fianco a quel pallino, ne manca 15 a Fusco, improbabili realizzarli su questo tiro o anche tentare di realizzarli. Vediamo se si accontenta di uno sfaccio per il pallino da 4 Fusco, oppure avrà in mente qualche cos'altro. Decide per la stretta Fusco, perché sta puntando tanto effetto a destra,
un rimpallo abbastanza vistoso, si è spostato tanto. Concede un traversino al suo avversario. Qui Fusco rimane davanti alla nostra telecamera. Il nostro buon Alex Simoni gli chiede di togliersi. Sta studiando nei minimi dettagli questo traversino Luchetti, perché è un traversino che può risultare decisivo e lui lo sa e non vuol lasciare niente al caso. Vediamo come decide di giocarlo, di sicuro di prima intenzione, ma vediamo con che forza decide di giocarlo. Decide di non giocarlo questo pallino da 4. Chiaramente un solo passaggio buono per il Castello, realizza solo 4 punti. Ottima la conclusione del Patrese ed ottima anche la distribuzione delle forze che è riuscita a dare Luca. Entrambe le biglie attaccate alle corti opposte. In divisione solamente Fusco. Fusco riesce a portarsi a casa un pallino da 3 che era davvero difficile prendersi. Si mette a 188 a meno 12 dalla chiusura. Luchetti va a vedere se ha l'ingresso per qualcosa di calcio, ma questo ingresso mi sembra che non ce l'abbia, o ce l'ha solo per difendere, non penso che ce l'abbia per attaccare. Finale davvero al cardiopalma. Dalla corta Luchetti con poco effetto deve sganciarla di colpo in testa anche in maniera anche abbastanza rapida come tipo di steccata. Luchetti non si salva, le due biglie rimangono nel medesimo lato del biliardo e adesso il primo match point ipotetico ce l'ha Fusco, che realizzando 10 sul Castello può realizzare anche il pallino da 3 e fare sua la staffetta, portare a casa 2 punti per la Figlinese. E fare filotto subito e sperare nello sbirillo. Il filotto Fusco lo fa, fa anche il pallino. Vediamo se la biglia bianca ritorna verso il Castello. Alla fine non abbatte altri birilli. Fusco ne fa 11. Si mette a 99, a 199. Concede questa occasione a biglie vicine a Fusco. Scusate, è Luchetti. Quindi 199 a 187. Qui impossibile per Luchetti realizzare 13 punti. Finale davvero al cardiopalma. 199, manca un solo birillo a Figline per andare ai quarti di finale. Ne manca 13 invece di punti allo spaccone. Decide di andare di una passata Luchetti. Deve trovare un'ottima misura e anche un'ottima direzione. La direzione c'è. E vediamo se ha a disposizione qualcosa di prima Fusco. Ne fa 8 Luchetti. Si mette a 195. E Fusco può sfruttare anche la posizione di quel pallino. Deve concentrarsi tantissimo a non rimpallare, perché può fare il pallino da 4 con la sua biglia. Infatti gli è andata a dare un'occhiata. È andata a dare un'occhiata sia al pallino e sia a quanto dista la biglia bianca dalla sponda corta. Giocherà uno sfaccio. Non controllerà la sua biglia. Vediamo se riuscirà a chiudere. 195-199. Fusco realizza il pallino da 4 e chiude. Ed esulta anche con i suoi compagni di squadra. Questo è un grande spirito della squadra. Quindi sono andati subito ad abbracciarlo i suoi compagni. Davvero una bellissima staffetta tiratissima fino in fondo. Io spero
che vi siamo riusciti a darvi un bello spettacolo, perché un bello spettacolo è stato davvero una staffetta avvincente. E io vi do appuntamento alla prossima domenica, dove andremo a seguire il quarto di finale di ritorno tra il biliardo di Ghezzano contro il palabiliardo di Firenze. Quindi saremo a casa di David Martinelli, quindi io il prossimo appuntamento ve lo do a domenica prossima. Una calda buonanotte, un buon proseguimento nel palinsesto di Sport TVL e buonanotte da Nicola Biondi. A presto. I nostri biliardi sono il frutto di una lunga esperienza e una grande passione in questo settore. Produciamo infatti questi meravigliosi oggetti da oltre 30 anni, avvalendoci di maestri artigiani, oltre a macchinari di altissima precisione per particolari processi di rettifica, con l'eccellente risultato che il prodotto finito è in grado di soddisfare anche le esigenze professionali di giocatori esperti. Nel corso degli anni siamo riusciti a mantenere viva la tradizione del biliardo pensato e realizzato proprio per diventare non solo un decoro riempitivo, ma una prestigiosa parte dell'arredamento, in grado di arricchire qualsiasi ambiente dove si decide di collocarlo, ed è appunto per questo motivo che per i nostri biliardi non esiste una produzione di serie, ma la creazione di un unico oggetto personalizzato all'ambiente e ai gusti delle persone che lo possederanno. Oggetti senza tempo per durare nel tempo. Tutto ciò ha permesso ai nostri biliardi di entrare nelle case più belle, regalando prestigio all'ambiente e la memoria di uno dei giochi più belli e antichi del mondo. Lupo Biliardi, via Umbria 25, Perignano di Lari, Pisa. Telefono 0587 61 80 11 oppure 339 29 37 61 03. info@lupobiliardi.it. Produciamo magnifici oggetti che parlano di un fascino di altri tempi, parlano d'arte e risvegliano l'amore per la casa, per lo stare insieme e il piacere di vivere in un'atmosfera ricca di sentimenti.